Gentili amici di Voci dal Cilento, bentrovati. Oggi, come potete immaginare dall'ospite che ho a fianco, siamo a Castel San Lorenzo per parlare di recenti attività dell'amministrazione comunale. È stato infatti approvato nelle ultime settimane il regolamento della TASI. Ci sono dunque importanti novità ed importanti chiarimenti, soprattutto che il sindaco Gennaro Capo vuole fare. Intanto, sindaco, è stato approvato questo regolamento pur tra le consuete polemiche ed ora, insomma, entra in vigore. Sì, entra in vigore, è un qualche cosa che siamo stati costretti a fare, quindi l'abbiamo fatto a malincuore, ma purtroppo le casse comunali lo imponevano in minori riparti da parte dello Stato, in qualche modo ci obbligavano a trovare delle risorse suppletive e la TASI in qualche modo viene incontro a questo e i cittadini devono contribuire. Quello che posso dire è invitare i miei concittadini e a vigilare su come questi soldi verranno spesi. Penso che non ci saranno problemi al riguardo, però è giusto che abbiano consapevolezza di come vengono spese le risorse comunali. Dicevo, sindaco, che lei in qualche modo vuole fare un chiarimento, perché da tempo a Castel San Lorenzo ci sono polemiche, circa la presenza della SOGET, che è questa società di riscossione, alla quale appunto l'amministrazione comunale ha deciso, per legge naturalmente, per forza, di affidare il servizio di riscossione coattiva. Spieghiamo perché. Ma non è che c'è stata proprio una legge che ci imponeva, lo potevamo fare anche come comune da noi, però di fatto negli anni scorsi non è stato fatto, c'era un mancato riscosso e proprio per per essere giusti con la propria comunità abbiamo dato in carico una società che si occupa del settore, quindi una parte terza e competente per far sì che tutti i cittadini pagano il giusto e quindi non avere la necessità di aumentare sempre su chi paga le tasse quanto al comune, alla comunità occorre. In effetti, sindaco, lei sottolinea spesso anche in altri contesti che è giusto che tutti paghino le tasse proprio per andare incontro a chi insomma, è ligio al dovere e quindi paga i tributi regolarmente. Tra l'altro, l'amministrazione, sindaco, non è certo insensibile a quelli che sono i problemi sempre più frequenti di tante famiglie alle prese con disagi economici. In questo caso però l'amministrazione comunale sta valutando la possibilità di adottare un regolamento che in qualche modo vada incontro ai cittadini che, tra le altre cose, non riescono a pagare le tasse. Sì, questo è stato un motivo di grossa preoccupazione da parte dell'amministrazione comunale, tant'è che questo mandato, diciamo, a questa società era stato fatto a più tempo, ci sono stati vari ripensamenti internamente su questo, proprio preoccupati per questo aspetto. E stiamo valutando in modo concreto, abbiamo già una bozza di regolamento per far sì che coloro i quali non sono nella condizione di poter pagare le tasse, in qualche modo diano al Comune dei servizi e, da quanto ho preso ultimamente con anche il governo, con il fai da te fiscale, si muove in questo senso e noi probabilmente troveremo anche le basi normative e giuridiche per poter dare corpo a questo nostro regolamento. Insomma, è sempre difficile per l'amministrazione anche gestire un regolamento, redigerlo e poi approvarlo, perché insomma bisogna far riferimento alla normativa nazionale. Però ecco, il fatto che questa norma, il fai da te fiscale, sia contenuta nel decreto Sblocca Italia autorizza insomma a ben sperare che innanzitutto ciò che state portando avanti è la cosa giusta e soprattutto che si è sulla strada giusta. Sì, dicevo, ci fa ben sperare questo e niente, dà un po' di autonomia in più all'amministrazione per poter tener conto di quello che è, diciamo, le condizioni economiche della propria comunità e questo è un fatto importante. Poi, voglio dire, si possono utilizzare questi cittadini per tenere in un modo più decoroso, diciamo, l'ambiente comunale, l'ambiente del nostro centro storico, ne ha tanto bisogno. Sindaco, ancora una considerazione, sarebbe il caso e probabilmente sarà così che Castel San Lorenzo, per quanto riguarda il fai da te fiscale, possa in qualche modo essere d'esempio anche per altre comunità. Sì, speriamo
speriamo che questa nostra iniziativa abbia successo, che noi riusciamo a redigere un buon regolamento in questo senso e che possa in qualche modo soddisfare le aspettative di quei cittadini che sono in difficoltà. E questi dunque sono dei chiarimenti che il primo cittadino di Castel San Lorenzo, Gennaro Capo, ha voluto rivolgere insomma a tutti gli utenti, ma in particolare ai cittadini della sua comunità. Ritorneremo su questi argomenti, per il momento è tutto.